Ed ora Rossello Livotto, profondo, va a cercare Coscelieva. Hancock alza in posto 2 per l'attacco vincente. La Megabox è soffiato Dorico dai 9 metri. Recessione di degradi, primo tempo di Zaccheu che trova. Vediamo se andrà a forzare dai 9 metri. Lei che ha una battuta in salto molto insidiosa. Così è profonda, va a intervenire Sirressi. Allora Castellanos dietro per Dodorico, al tapin sotto rete di Maja Aleksić. In battuta. Va a intervenire degradi. Lloyd alza per lei, altra sassata parallela interna. Sfrutta tutti gli 8 secondi e va in battuta. Tocca sul nastro, ci arriva Stigroth. Lloyd alza per la seconda linea di Montibeller, parallela pazzesca, va dritto per dritto, si resti, non può nulla. Allora 25-18, si chiude così, perché il secondo libero in trasferta è Alice Ioni, la social media. E allora Barbero profonda su Loveto Morui, attacca Rosa Maria, difesona proprio di Barbero appena entrata. Allora ancora Nidrus, pallonetto stavolta, copertura di Rosa Maria, contrattacca degradi sul muro, può ricostruire Lloyd, lo fa ancora con Alice, stavolta di potenza, cerca di scardinare, ci arriva Mancini in qualche modo, contrattacca Nidrus sul muro, va a trovare Lloyd, allora alza Zannoni per degradi, money out, ci arriva Barbero, che difesa praticamente in panchina, Hancock la salva. Allora free ball per Bustarsizio, Zannoni precisa per Lloyd, primo tempo di Olivotto, la tengono in qualche modo, si resti, fa ordine per Enidrius, troppo palla filorete, allora Barbero dalla parte opposta per Dodorico, ancora il muro, Bustocco, si resta in copertura, Hancock per Enidrius, ancora il muro, lavora benissimo, allora Lloyd per Zannoni, bagger rovesciato per il posto 4 di degradi che trova una parallela pazzesca tra il braccio destro di Enidrius e l'antenna, passa un pallone. Che per un libero, lo sottolineiamo, non è cosa da poco, 19-17, anzi quasi impossibile dire, 19-17, e allora va Mancini, ci sono problemi in ricezione, deve piazzare a degradi, ci arriva proprio Giulia Mancini, palla a filo rete, anche in qualche modo, free ball praticamente, e allora Lloyd sceglie il primo tempo di Zaccheu che va a sfermare il braccio, doveva sempre rincorrere le ricezioni di Dodorico in questo caso, quindi Dodorico out, dentro Valeria Papa, stavolta degradi va a cercare Sirressi, ma comunque Hancock deve sempre rincorrere, una free ball allora per Busto, degradi per Lloyd, alza in 4, palla fuori antenna per Omorui, la va a piazzare su Papa, allora alzata proprio per lei, difende Zannoni, Lloyd alza in 4 per Omorui, tocca il muro, ci arriva Barbero, e allora Hancock per Enidrius, ancora il muro, Bustocco, difesone di degradi fuori campo, allora pipe di Rosa Maria Moncibelle, palla troppo corta, ci arriva in qualche modo Drews, palla filo rete, Papa, tanta confusione, seconda linea per Andy Drews, difesona ancora di Alice degradi, allora Lloyd contrattacca con Loveto Morui, la sbuccia Andy Drews, allora più 2 dall'ok che si può riprendere l'ostilità, 22-23, Aleksić dai 9 metri, ricezione di degradi, Lloyd seconda linea per Montibeller col murone e si riprende a giocare. Hancock sceglie Dodorico, diagonale strettissima, degradi una mano e poi il Loveto Morui la va a salvare, allora free ball per la Megabox, si resti preciso per Hancock, primo tempo i Mancini, ma murone dolomitico in questo caso. Rivediamo la gran difesa con la mano destra, una mano di degradi e poi alzata il primo tempo per Mancini, ma tira senza problemi, senza paura, sul 17-4 puoi fare quello che vuoi. E allora Valeria va a forzare così e tiene benissimo Barbero dalla parte opposta, allora attacca Papa al muro, Bustocco è sempre presente, lavora benissimo, pipe di Loveto Morui, tentativi di risveglio per le Tigri, 8-19, alzata difficilissima per Zaccheu, la tiene Dodorico dalla parte opposta, contrattacca Coscelieva, murata, a palla filorete, alla fine Zaccheu a combattere in questo finale che sembra mai chiuso, pallonetto di Stigroth, ci arriva Nidrius, allora Hancock si mette in proprio e va lei a trovare il decimo punto e la prima, la vedete inquadrata, da americana americana, si va su Carly Lloyd al servizio, flottante su Dodorico, Hancock sui 3 metri, alzata per Coscelieva, va a trovare un'ottima difesa di degradi, allora contrattacca Lloyd con Lena Stigroth che mette fuori causa il muro, Bustocco, e trova il 3-0, 25-12, Bustarsizio si porta a casa l'intera posta in 3 set.